Buonasera e ben arrivati a Sportissimo, puntata numero 7 del Focus che ogni martedì sera Fano TV dedica allo sport del territorio. Non smette di stupire la Vigil Arfano, capolista del campionato di A3 di pallavolo maschile, anche quando sembra accusare un po' di fatica dopo una corsa per di fiacco. Ecco che si riprende e torna al successo, come è accaduto domenica scorsa con il Montecchio Maggiore nella gara che si è giocata al Palace Allende dopo la sconfitta, appena la terza in stagione, incassata a San Donà di Piave. Di questo campionato fin qui assolutamente straordinario e delle prospettive che si aprono di qui alla fine della stagione parleremo con Maurizio Castellano, allenatore della squadra fanese, buonasera e benvenuto, e con Nicola Zonta che invece della Vigil Arfano è il palleggiatore. Buonasera. Castellano, dicevamo di una Vigilar che è sembrata accusare ultimamente un po' di calo, perché ci sta che dopo un campionato così impegnativo e tenendo questo ritmo una flessione ci sia, però ecco che la grande squadra dopo una sconfitta dà la risposta che ci si attende e, superata qualche difficoltà iniziale con Montecchio Maggiore, arriva il risultato sperato. Un campionato particolare, abbiamo iniziato con una sconfitta, poi Compinito in casa e poi siamo andati avanti dritto fino al 26 di dicembre e Compinito fuori casa. La partita di San Donà secondo me è stata una parentesi, non dovuta alla stanchezza, a un insieme di fattori, anche un po' bravura avversaria. Gioca in un palazzetto particolare in cui noi non siamo riusciti a trovare il bandolo della matassa e comunque siamo arrivati a un quinto set, e nel quinto set avevamo la possibilità di chiudere la partita, quindi meriti loro, diversi demeriti nostri. Un po' come domenica, questa è una squadra che inizia bene, si ferma, riparte, insomma dobbiamo fare un po' i conti con noi stessi ogni weekend, ogni sabato e domenica, però in questo momento il percorso è soddisfacente. Ci sta anche che contro la capolista tutte le squadre ci tengano a fare bella figura e rischino al massimo per ottenere un risultato che sarebbe assolutamente imprevedibile. Secondo me è un'affermazione giusta, si può racchiudere, non hanno nulla da perdere. Contro una squadra che difficilmente perde, e fanno tante cose anche al di sopra, partendo dal servizio, delle loro possibilità o delle loro consuetudini, non avendo nulla da perdere, tante volte raccolgono più di quello che si possano aspettare. Ho avuto un problema di congiuntivi. Fa niente. La sensazione che la Vigilar ha dato spesso in questo campionato è che quando alza il livello del proprio gioco non ce n'è per nessuno. Ma questo lo prendo come un complimento. Io da tecnico vedo il nostro 100%, ovviamente è una cifra difficilmente raggiungibile e soprattutto difficilmente da tenere durante l'arco di un campionato, abbastanza lontano, perché facciamo degli errori che, a mio modesto parere, questa squadra potrebbe evitare e può anche non permettersi. Errori. Domenica scorsa, primo set 20-15, un parziale di 8-0 che di solito a questi livelli è difficile vedere. Sì, bravura loro. Diciamo che hanno approfittato di alcune situazioni e noi non siamo stati bravi a far girare la formazione quando prendi 7 punti di fila, perché poi è finito 22-20, quindi loro hanno fatto 7 break di fila con una squadra che poi anche durante la stessa partita ha dimostrato di non avere le capacità per stare al ritmo di questa Vigilar. Quindi loro sono stati bravi, hanno approfittato sicuramente di quell'occasione, l'hanno massimizzata. Poi il secondo set, diciamo sulle ali e l'entusiasmo del primo set, hanno forzato alcune situazioni che gli sono andate bene. E poi alla fine la partita l'abbiamo riportata sui binari più consoni alla qualità di questa squadra, che è la nostra. Torniamo alla scorsa estate. Chiara l'indicazione di costruire una squadra fisicamente dotata, oltre che all'altezza sul piano tecnico? Io su questo posso fare una battuta. Io parlo con Mattia Brunetti tante volte. Ho detto: gente alta e forte. La gente forte costa. Gente alta. A parte questi scherzi. Abbiamo preso dei giocatori sicuramente dotati fisicamente, ma c'è stato uno studio alle spalle di video da parte di Mattia Brunetti, che secondo me è molto preparato in questo, perché conosce tantissimi giocatori, ma ha fatto conoscere anche tantissimi giocatori a livello internazionale, e abbiamo cercato una filosofia che può essere una squadra meno dotata fisicamente ma più tecnica, o una squadra fisica
quindi l'altezza media della squadra titolare, tranne Nick, è sopra i 2 metri, è un centrale. Abbiamo spostato questa filosofia che al momento sta pagando. Nicola, secondo anno a Fano, l'anno scorso una stagione in chiaroscuro, possiamo definirla così, quest'anno le cose stanno funzionando meravigliosamente, anche dal tuo punto di vista personale sta in qualche modo arrivando quella maturazione che per un giovane di 23 anni chiaramente va in qualche modo coltivata. Sì, partendo dall'anno scorso mi sono portato dietro l'esperienza sia dall'inizio stagione non molto buono e soprattutto dal fine stagione in cui siamo andati in crescendo, e quest'anno siamo riusciti ad esprimere sin da subito il nostro potenziale. Ecco. Nel momento in cui vi siete messi assieme quest'anno, avete avuto anche voi dal di dentro la sensazione di poter arrivare lontano? Ma l'idea era quella di far bene, fare il meglio possibile e crearci un'identità di gioco che potesse rimanere tale in tutto l'arco del campionato e su questa basare tutte le nostre prestazioni. Mentre vediamo, dopo aver visto le immagini della partita di domenica, anche Nicola Zonta all'opera, prima al servizio e poi a Muro, andiamo a dare un'occhiata ai risultati dell'ultimo turno. Mancano 4 partite alla fine della stagione regolare, Vigilar che conserva 3 punti di margine sulla seconda, che è il Pineto, la squadra che, come ricordava Castellano, è riuscita a battere 2 volte su 2 la formazione fanese, Pineto che a sua volta nell'anticipo di sabato aveva superato in trasferta Savigliano, che è segnalata un po' in calo. Macerata si conferma a questo punto sempre più terza forza del campionato, ma ormai per il primo posto è corsa a 2, come vediamo dalla classifica, con la Vigilar che con 56 punti ne conserva appunto 3 di margine sul Pineto, a 4 partite dalla fine quel primato che accorderebbe un vantaggio notevolissimo ai playoff va naturalmente difeso con le unghie e con i denti, Castellano. Sì, questo si chiama regular season. Finita la regular season, noi stiamo ovviamente lavorando anche per i playoff in questo periodo, perché è anche giusto pianificare un lavoro a largo spettro, alla lunga, nel senso che ti dà le possibilità, una slot, di poter eventualmente arrivare, se dovessimo arrivare primi, di poter giocare la terza in casa. E ecco, ricordiamo, la formula dei playoff a beneficio dei telespettatori. La prima in classifica avrà la possibilità di conseguire la promozione diretta in A2 in una sfida con la prima in classifica del girone blu, sfida al meglio delle 3 partite con Bella in casa a chi avrà conseguito il maggior numero di punti in regular season. Date anche un'occhiata a quello che succede nel girone blu, dove Catania al momento in testa ma Ortona si sta rifacendo sotto. Noi diamo un'occhiata anche perché c'è sempre questa diatriba, qual è il girone più forte? Il girone nord, il girone sud. Sicuramente il girone sud a livello geografico è un po' più difficile. Cioè, Catania è andata a perdere a Napoli, che era ultima in classifica. Io conosco il palazzetto di Napoli, essendo di origini napoletane, e sicuramente non è facile giocare in quel palazzetto. Quindi i risultati di fine campionato danno spesso molte sorprese. Cerchiamo noi di essere la sorpresa in positivo e non la sorpresa in negativo, come è già successo, proprio per quello che dicevi in precedenza. Il punteggio massimo che possiamo raggiungere in regular season darebbe sicuramente dei vantaggi, sia a livello di classifica, sia di un'eventuale bella, se dovessimo arrivare prima nello scontro con l'altra prima. Nel senso che nelle nostre mani c'è in questo momento la possibilità di crearci più possibilità possibili per il salto di categoria. Zonta, la pallavolo è così, c'è una regular season, uno magari fa benissimo come nel vostro caso, poi però non dico che si azzera tutto, però si deve tornare a dimostrare tutto di nuovo. Qual è il bello e il brutto di questa situazione? Questa è la pallavolo, nel senso che la regular season è fatta per guadagnarsi un posto migliore nei playoff, però da quando finisce ai playoff si azzera tutto e tutti devono ridimostrare di esserselo guadagnato con merito il posto nella regular season. Credo che comunque nel vostro caso si arrivi ai playoff con un bagaglio di certezze notevole. Sì, penso di sì, penso che abbiamo fatto un buonissimo percorso sino ad ora in regular season e penso che questi playoff dovranno spronarci a dare tutto e a fare il meglio possibile per raggiungere traguardi importanti. Analizzando la classifica, secondo te rispecchia i valori che le diverse squadre hanno espresso nel corso della stagione?
Ma sì, vedo una lotta per dal quinto al settimo posto, vedo una lotta molto intensa e con squadre in un corto raggio di punti, e anche noi ce la stiamo giocando con Pineto, sarà una battaglia fino all'ultima partita, ecco. Castellano invece, quali le valutazioni rispetto a questa classifica? C'è una squadra che ha deluso, c'è una squadra che invece ha stupito positivamente? I conti li facciamo alla fine, perché io ho sempre pensato che sia Savignano che Garlasco fossero le ottime squadre e lo stanno dimostrando. Garlasco ultimamente sta salendo in classifica, vediamo dove arrivano, perché mancano 12 punti, che sono tanti, sia per la classifica primo e secondo posto, sia per le altre. Alla fine si azzera tutto e non conteranno più punti, ma conterà vittoria o sconfitta. È un campionato completamente diverso. Anche psicologicamente, oltre che mentalmente e fisicamente, i play-off richiederanno uno sforzo supplementare. Da questo punto di vista è una squadra attrezzata la Vigilar? È una squadra attrezzata perché è una squadra che non è fatta di 7 giocatori. Durante tutto l'arco dell'anno c'è qualche acciacco, c'è qualche problemino. E in questa squadra, io scherzo con l'addetto stampa che è Roberto, o Bobo, lui parla di panchine. Di panchine, io parlo di persone che possono dare una mano alla squadra a raggiungere gli obiettivi. Secondo me questa squadra, ci sono tantissimi giocatori che l'hanno fatto, approfitto di questa situazione per salutare Sabatini, esattamente, Saba, che va per impegni universitari, lascerà la squadra. È un bell'impegno. Un altro giorno, ridendo e scherzando, mi sono fatto spiegare quello che va a fare. Ho detto: io ho bisogno della laurea per capire quello che lui va a fare dopo la triennale. E faccio un grande in bocca al lupo, perché è un ragazzo che si è visto in alcuni frangenti, ma a livello di spogliatoio, a livello di allenamento, lui è stato sempre molto presente. Infatti si vedeva molto la delusione di domenica, in cui ha dovuto lasciare la squadra. E sono stati molto bravi ragazzi a creare un bel gruppo, a integrare tutti, anche perché questo è un gruppo variegato, ci sono persone un po' più grandi che sono arrivate e hanno messo a disposizione di tutta della squadra la loro sia professionalità che esperienza, che sono Partenio, che è venuto a metà stagione, Mario, il gattone di Ferraro, parliamo di Ferraro. Sì. Che comunque ci sono delle persone che sono fondamentali anche a livello di spogliatoio, oltre che di campo. E poi è fatta di tantissimi giovani, anche perché la Virtus lavora moltissimo sui giovani. Questa è una squadra che ha, penso, 10 giocatori che sono dal 2000 in poi. Quindi è strutturata in modo che sono giovani, può essere un problema, sono giovani, hanno una grossa capacità di miglioramento durante un arco di un anno rispetto a persone più strutturate e già evolute a livello di giocatori. Quindi durante lo stesso anno gli stessi giocatori possono darti qualcosa in più rispetto a settembre. Quanto è motivante per un allenatore venire in una piazza che ha questo tipo di storia e questo tipo di attenzione verso i giovani? Io, il mio ruolo è un po' diverso, nel senso che io devo gestire i giocatori rispetto a quello che danno. Sono parole di tanti allenatori che ho conosciuto nella mia vita, più o meno bravi, che hanno sempre detto una cosa molto semplice: non esiste il vecchio e il giovane, esiste chi può giocare e chi non può giocare. Esiste il giocatore bravo e il giocatore meno bravo. Può avere 16 anni, 17 anni, ne può avere 30. Si può essere in grado a 30, si può essere in grado a 18 anni, dipende dal giocatore, ma questa è una cosa che non ho mai fatto mistero, anche perché essendo un ex giocatore, il giocatore deve sempre dimostrare di poter essere meglio di quello che è davanti. È un elemento in più di forza venire a giocare in una piazza che ha questa tradizione? Sì, sì, certamente la pallavolo qui è conosciuta da parecchi anni e c'è una storia dietro che, insomma, storica, ecco. E quindi venire a giocare qua, l'ambiente è molto caloroso e conosce la pallavolo, quindi un assoluto piacere. Abbiamo parlato della panchina, ma detto fra virgolette, non è facile naturalmente dare il massimo in allenamento e poi avere pochissimi minuti per dimostrare in partita, non è facile neppure il ruolo del palleggiatore, soprattutto ad un'età ancora giovane come la tua, bisogna sfamare tante bocche, ogni bocca ha i suoi gusti preferiti. Come ti destreggi anche mentalmente in questa situazione? Ah, diciamo che comunque anche i miei compagni mi aiutano molto,
rasserenano sempre quando giochiamo e ci aiutiamo a vicenda, ecco, per questo ruolo qua che potrebbe sembrare complicato, ma alla fine se aiutato dai compagni può essere ricco di soddisfazioni, ecco. C'è una bocca più vorace delle altre, che è quella di Christoph Marx. Ogni squadra che si rispetti ha comunque un punto di riferimento, un terminale offensivo privilegiato, nel caso della Vigilar e Marx, un giocatore che avete scelto, credo, con grande cura e che sta rispondendo pienamente alle aspettative. Che lui sia un giocatore di caratura internazionale non era mistero, lo sapevano tutti addetti ai lavori. Le sue problematiche sono legate a, si parla sempre di un ragazzo giovane, 25 anni, ha avuto qualche disavventura da un punto di vista sportivo e fisico. Lui è stato scelto, è sempre con la società, è un rischio che ci siamo presi. Io faccio i complimenti a questa società perché si mette a disposizione per far stare bene i ragazzi, dal primo all'ultimo. Lui è un ragazzo sicuramente che, anche per un palleggiatore, è un bel punto di riferimento, sicuramente, però c'è tutta una struttura dietro fatta in modo che lui possa rendere al massimo. Io, questa è una squadra, in soldoni, se andiamo a vedere i tabellini, i centrali fanno un tot, i due posti quattro comunque hanno uno sviluppo del gioco importante, essendo anche loro giocatori fisici, i due Stefano, di cui uno per scelta ho chiamato Ciccio Ferri, il più magro di tutti, giusto per e l'altro è Stefano Gozzo, quindi è proprio la struttura della squadra è fatta in modo per l'eccellenza, che comunque è Marx, che è un giocatore per noi fondamentale, come in tutte le squadre. E in più quest'anno penso che abbia trovato fino ad ora una situazione ideale qui a Fano e un'ottima intesa con Nick. E non, che non fa male. E non dimentichiamo, a proposito di schiacciatori, Federico Roberti, che è un po' l'emblema del vivaio virtusino in questo periodo, campione europeo junior, un giocatore che credo stia aggiungendo partita dopo partita qualche elemento in più. Ma questo facciamo sempre parte delle panchine, le famose panchine. Se poi andiamo a vedere, è quello che poi ha giocato più di tutti, o al posto di Ferri o al posto di Gozzo, per un motivo o per un altro è uno dei ragazzi che sta dimostrando di poter reggere questo campionato, e semmai a settembre eravamo tutti quanti un po' scettici perché non si sapeva quello che poteva dare. Sta dimostrando di poter giocare le partite, anche quelle di alto livello, e io a Fano auguro tanti Federico Roberti, se proprio devo fare un augurio, che lui deve essere sicuramente a traino per le giovanili, però che in questo settore giovanile, che è ben sviluppato e si vede dal numero di giocatori che sono in prima squadra, continui a sfornarne tanti. Domenica il Palasayende arriva a Mirandola, un'altra squadra con l'acqua alla gola, un'altra squadra che prevedibilmente rischierà al massimo. Con quale atteggiamento dovrà scendere in campo la Vigilar? Dovremo essere consapevoli dei nostri mezzi e aggredire da subito la squadra avversaria sin dalla battuta, ecco, perché comunque loro devono fare punti per provare a salvarsi, e assolutamente verranno qua con nulla da perdere e proveranno a fare il meglio possibile. Ecco. Dopo la sfida con Mirandola, la pausa perché si gioca la Final Four di Coppa Italia, e questo è il nervo scoperto di questa stagione, no? È stata una partita in cui... Quella con Macerata. Quello con Macerata e anche quella con Pineto fuori casa, anche se sono partite diverse, in cui vincevamo 2-0 in casa. Stavamo recuperando Stefano Gozzo, infatti con lui in campo, che è riuscito a reggere due set. Questi ragazzi ogni partita danno il massimo delle loro possibilità, perché lui veniva da un infortunio, dal primo infortunio. Vinciamo 2-0 con Macerata, poi loro hanno alzato il ritmo, noi abbiamo dovuto accettare determinati compromessi perché Stefano dopo due set non ce la faceva più a stare in campo, e la squadra non è stata in grado di come ha fatto in altre situazioni, a non far sentire la sua mancanza, perché è un giocatore che semmai non fa tantissimi punti, però è uno che sa fare bene tante cose. E io penso che un posto 4, oltre che ricevere e attaccare, deve murare l'opposto avversario, il Christoph Marx avversario. E averne due sopra i due metri fa comodo, fa molto comodo.
Grazie a Maurizio Castellano, allenatore della Vigil Alfano, grazie a Nicola Zonta, regista della squadra fanese. Noi ci rivediamo fra qualche istante. E adesso il calcio con il campionato di Serie D, è un punto che tutto sommato ha un suo peso, quello riportato a casa dall'Alma impegnata domenica scorsa a Termoli, 1-0-0 che interrompe anzitutto una striscia negativa in trasferte che soprattutto è stato ottenuto giocando più di un tempo in inferiorità numerica. Stiamo vedendo le immagini della gara disputata appunto nell'ultimo turno dalla squadra granata che ha concesso pochissimo al Termoli che si è rilanciato in questo girone di ritorno, ma che di fatto la formazione di Mosconi ha messo nella condizione di non nuocere, anzi le opportunità migliori. Abbiamo visto questa che è capitata sul piede di Zanni, le ha costruite proprio il Fano anche in 10 contro 11 nel secondo tempo con Drolet in contropiede. Dall'altra parte Bizzini non è stato mai seriamente impegnato, una dimostrazione di solidità, quella fornita dalla formazione granata che abbinata ai successi che ha ottenuto di recente in casa accredita la squadra di Mosconi in previsione di un finale di campionato nel quale l'obiettivo sarà quello di centrare i play-off. Andiamo a dare un'occhiata proprio a quello che è successo nell'ultimo turno di questo campionato di Serie D in cui la squadra granata appunto ha riportato questo pareggio a Termoli 0-0 che le consente di tenere nel mirino le squadre che ambiscono ai playoff, premesso che la lotta per il primato resta circoscritta al Pineto, la gara con il Cinzia Albalonga che vedeva impegnata la capolista è stata rinviata per impraticabilità del campo e la Vigor Senigallia che invece è stata fermata dal Porto d'Ascoli che in qualche modo ora l'Alma deve inseguire, così come le altre formazioni che gravitano in zona playoff, come vediamo dalla classifica. Al di là delle due di testa si tratta del Trastevere che ha battuto una Samredettese sempre in difficoltà in campo e soprattutto fuori, lo stesso Cinzia Albalonga, il Porto d'Ascoli di cui dicevamo e il Matese, formazione che si affaccerà al Mancini fra 10 giorni, Alma attesa da 2 incontri casalinghi consecutivi, quello di domenica prossima con l'Avezzano appaiato in classifica ai Granata e proprio quello con il Matese, 2 gare da sfruttare. Al meglio, cavalcando l'onda positiva che si sta maturando al Mancini in queste ultime settimane per cercare di dare ancora più sostanza al campionato comunque tutto sommato lusinghiero che la formazione granata sta conducendo. Rimaniamo al calcio ma trasferendoci al campionato di promozione dove c'è una squadra che sta inseguendo un miracolo. È il San Costanzo, purtroppo ultimo in classifica, che però da ultimo in classifica ha cominciato a muoverla, questa classifica, nella speranza, che dovrà essere naturalmente concretizzata attraverso una serie di risultati successivi, di agguantare quella salvezza che al momento sembra fuori portata. Ne parleremo con l'allenatore del San Costanzo Antonio Crespi, buonasera e benvenuto. Buonasera e grazie dell'invito. E con Claudio Vagnini che invece del San Costanzo è il direttore sportivo, buonasera. Buonasera, grazie dell'invito. Dicevamo di un miracolo, San Costanzo ultimo in classifica, la classifica la vedremo tra poco, è in questi termini che si deve parlare Crespi? Sì, la situazione diciamo che è compromessa, ma come ho detto ai ragazzi anche in più di un'occasione, noi vogliamo stare nel campionato fino all'ultima giornata. Questo comporta che bisogna cominciare a fare i punti. Adesso è 3-4 partite che la squadra sta dimostrando di essere un gruppo di categoria, sta dimostrando di valere la categoria e confortato anche dai risultati. È chiaro che dobbiamo continuare nel cammino che abbiamo intrapreso e quindi fare risultato, a partire già da domenica, da sabato. Risultati, quelli dell'ultimo turno li andiamo a scorrere con il San Costanzo capace di fermare la marcia della Moglie Valesina che era segnalata in un momento estremamente positivo, lì dietro però hanno pareggiato anche le squadre che il San Costanzo può mettere nel mirino e quindi la situazione non è cambiata granché e possiamo verificarlo attraverso la classifica dove appunto la squadra di Crespi viaggia a quota 12, Olimpia Marzocca 18, la quota salvezza è lontana 9 lunghezze, a 10 punti c'è il Barbara che sarà il vostro prossimo avversario
partita crocevia. Partita importante chiaramente per noi, anche per loro credo, però è chiaro che noi abbiamo pochi risultati a disposizione adesso, anche perché le partite sono sempre di meno e di conseguenza se vogliamo accorciare e continuare ad avere quella speranza di riuscire a fare questo cammino che ad oggi è, ripeto, compromesso, dobbiamo già da sabato far risultato. Crespi ha guidato il San Costanzo, ha cominciato a guidare il San Costanzo da metà stagione o poco oltre. Che realtà ha trovato e quali sono state le prime indicazioni che ha voluto trasmettere? Allora, ho trovato un gruppo coeso, una società organizzata e forse non preparata per affrontare un campionato di promozione, ma dovuto soltanto alla mancata esperienza pregressa per quanto concerne questo tipo di campionato. Il gruppo dei ragazzi ottimo, ragazzi che sono sempre impegnati durante ogni allenamento, danno sempre tutto, molto attenti anche alle disposizioni che vengono indicate durante la settimana o anche durante la partita, ma ripeto, i risultati si stanno vedendo perché sono nell'ultimo mese abbiamo fatto prestazioni e risultati. Dopo a Gabice abbiamo avuto un passaggio a vuoto, però facendo sempre, secondo me, una buona prestazione di squadra, di gruppo. Chiaramente abbiamo ancora dei limiti dovuti alla poca esperienza che abbiamo per la categoria, ma ripeto, anche la partita, il pareggio di sabato a Moie contro una squadra che veniva da 6 risultati utili, di cui 5 vittorie, è importante per il morale, è importante per dare autostima al gruppo. E ripeto, spero che questo ci porti a capire che abbiamo le possibilità, secondo me, di arrivare a raggiungere quello che è il nostro obiettivo. Con Vagnini invece approfondiamo le difficoltà di questo atterraggio nel campionato di promozione. Dopo il cammino trionfale in prima categoria, una realtà nuova che avete dovuto gestire anche con i mezzi che la società vi ha messo a disposizione, senza fare voli pindarici, cercando di valorizzare quanto più possibile il materiale umano già a vostra disposizione. Certamente, noi avevamo un budget limitato per le nostre possibilità, però avevamo la consapevolezza di avere in mano una rosa che poteva far bene, ma alcuni errori di inesperienza soprattutto, anche soprattutto dal punto di vista, diciamo così, non dico societario, però era un mondo diverso per il San Costanzo. Perché poi tra prima categoria e promozione, lo dicono un po' tutti, la differenza è sostanziale. Io parlo spesso con il mister, quando c'è la terna arbitrale è un altro tipo di calcio, e allora affrontare un campionato totalmente diverso, dove ogni squadra ha quei 5-6 giocatori che hanno un passato importante in promozione. Ora, quella giocata particolare, ti puniscono il primo errore e trovi questa differenza. Quindi l'adeguamento alla categoria è stato, non dico traumatico, però abbiamo avuto diverse difficoltà. Piano piano c'è questa consapevolezza che possiamo combattere con tutti. Devo dire, e la società ci tiene a precisare, che lotteremo e saremo seri, come sempre, fino all'ultima partita, perché noi manteniamo, diciamo così, la serietà sotto ogni punto di vista. Quindi non è che noi adesso siamo ultimi, molliamo, come va. Noi ci proviamo fino all'ultimo secondo dell'ultima partita. Poi sarà il campo a decidere quello che sarà il nostro futuro. Perché poi il rischio in questo genere di situazioni è appunto quello di sbracare, di lasciarsi andare. Un rischio che state cercando di dribblare. No, noi assolutamente, l'abbiamo anche, è stato scritto anche sulla stampa, che ci teniamo a precisare che rispetteremo gli impegni. Certamente vogliamo anche il nostro rispetto, perché non, essendo ultimi in classifica, tanto questi sono ultimi come viene. Noi vogliamo rispetto da tutti, per carità, non c'è stata nessuna dimostrazione del contrario, però rispetteremo l'impegno fino in fondo. Il Presidente e la società ci tiene tanto che venga precisato questo discorso, questo impegno. Credo sia stato doloroso, come sempre avviene in questi casi, cambiare allenatore, specie dopo un'avventura così entusiasmante come quella dello scorso anno. Come siete arrivati alla scelta di Crespi?
La scelta di mister Crespi, dunque, due parole per mister Baldelli, che l'anno scorso ha portato al trionfo questa società facendo un campionato straordinario, con un gruppo straordinario. Il trauma possiamo anche vedere nel frattempo qualche immagine della partita che è coincisa con la conquista della promozione, tra l'altro abbinata al trionfo anche nel campionato regionale di prima categoria, chiamiamolo così. Sì, esatto. No, abbiamo fatto un campionato straordinario, abbiamo giocato anche molto bene. Però prendere la decisione quando cambi il mister, proprio arrivi fino all'ultimo secondo, ci provi, poi la società ha preso una decisione, diciamo che non è semplice, però nel calcio io dico sempre che non esistono i sentimenti, noi bisogna che ci abbiamo provato. O meglio, esistono, ma in certi casi bisogna fare delle valutazioni ordine. Esatto. E a proposito di Crespi, credo che l'esperienza non gli manchi, e se alla squadra mancava esperienza, credo potesse essere uno degli uomini giusti a portarla. Ti senti in questa veste? Ti ci ritrovi? Più che l'esperienza me la sento addosso anche per l'età che ho, quindi. Però diciamo che sì, ho fatto il mio percorso e, ripeto, ho cercato di portare quella che era la mia conoscenza del campionato di promozione ai ragazzi, facendogli capire appunto, no, che la prima categoria è un campionato di un certo tipo, la promozione è un altro tipo di campionato, c'è la terna, ci sono i fuori quota, bisogna un attimo sapere anche gestire l'assetto del gruppo sulla base anche dei ragazzi, no, dei giovani che vengono o che devono essere impiegati, no, obbligatoriamente, e poi sono giovani, molti dei quali, soprattutto i 2004-2003, che sono proprio la prima esperienza di un campionato di prima squadra. Quindi c'è tutto un amalgama da trovare nel gruppo. È chiaro che devi avere dei giocatori già in quel contesto che abbiano un passato, no, di categoria. Noi siamo un gruppo giovane da quel punto di vista, un gruppo giovane che ha futuro secondo me. Quindi il vantaggio, perché anche nelle situazioni negative va sempre trovato, no, ho visto, ho guardato quello che è l'aspetto positivo, è un gruppo giovane su cui si può lavorare e su cui la società deve fondare e insistere per tornare o per rimanere in promozione, cioè, capito? Il concetto è questo, il concetto è noi, come diceva il direttore sportivo, fino all'ultimo secondo dell'ultima partita noi onoreremo anche perché il campionato. Ci sono 10 partite da giocare, 30 ci sono punti 30 a disposizione. Punti, 30 punti sono tanti e cerchiamo di prendere tutto quello che riusciamo a prendere, ripeto, adesso stiamo crescendo, ma lo vediamo tutti i giorni. Un aspetto di questa crescita è il fatto che state prendendo pochi gol e si sa che quando si tratta di ricostruire o anche semplicemente di costruire, certo, è quella la base. È chiaro che in qualsiasi campionato, in qualsiasi contesto a livello di calcio parlo, le squadre che stanno davanti prendono pochi gol. Noi ci dobbiamo salvare, è chiaro che tra le squadre che si devono salvare dobbiamo essere la squadra che prende meno gol delle altre, cercando di fare. Ripeto, è un equilibrio, perché poi nel calcio non è che se prendi e metti 10 difensori non prendi gol o metti 10 attaccanti fai gol. Bisogna trovare sempre un equilibrio. Adesso abbiamo lavorato per trovare questo equilibrio. Secondo me il gruppo, a parte che segue sempre in maniera ottima ogni allenamento, però ha acquisito la consapevolezza. Io quando sono arrivato ho visto un gruppo intimorito. Immagino anche un po' sfiduciato. Intimorito, sì, sfiduciato non tanto, proprio intimorito dalla categoria. Sfiduciato sì, perché quando poi prendevi gol non avevi poi la reazione. Invece adesso, imparando, cioè vedendo che riusciamo ad andare in vantaggio, riusciamo a tenere la partita, dimostra, cioè, che il gruppo è un gruppo che può giocare e fare risultati in promozione. Adesso in queste 10 partite cercheremo di fare più risultati possibili, questo è chiaro. Questo riguarda la squadra. Invece, parlando della società Vagnini, che realtà abbiamo di fronte? Abbiamo una società fondata da amici, soprattutto
persone che sono sempre presenti al campo, che danno una mano in tutto e per tutto, per non far mancare niente ai giocatori. Noi per esempio pre-partita del sabato in casa mangiamo tutti insieme a pranzo preparato dai dirigenti, e è tutto una situazione di paese, però ci permette di essere tranquilli sotto ogni punto di vista, nel senso che non ci manca niente, ecco, ci sta strutturando per dare il massimo ai ragazzi. Non possiamo dire niente, gente seria, onesta, sempre presente. E quell'entusiasmo che si è creato giustamente per il trionfo dell'anno scorso è un po' evaporato, comunque sentite ancora l'affetto della gente? No, il paese penso che sia 5.000 persone, però anche noi il sabato pomeriggio ci sono 50 partite, però la nostra base di tifosi c'è sempre. Affrontiamo delle realtà totalmente diverse, però noi siamo seguiti da quel solito 100-150 persone. Che non è poco. Non è poco, però devo dire che il discorso societario non è un problema, nel senso che anche i ragazzi non si sono mai lamentati per una mancanza, per un qualcosa che dipendesse dalla società. Tutti lì uniti, anche nelle vittorie, nelle sconfitte, sempre a ricominciare dal lunedì al primo allenamento, sempre presenti. Torniamo a proporre la classifica per fare una valutazione più in generale sul campionato. Crespi, di questo campionato appunto è profondo conoscitore, e anche magari quando era in panchina, ma non nel senso di guidare una squadra, magari qualche gara qua e là l'avrà vista. È una classifica che sta riflettendo quelli che sono i reali valori? Allora, questo campionato c'è una squadra che è al di sopra di tutte le altre, che è il Caposport. È una squadra che è stata costruita per vincere il campionato e sta dimostrando che le scelte fatte sono state corrette. Non è mai facile vincere. Specie quando ti porti dietro questo fardello, vincere a tutti i costi, però conosco bene la rosa, i giocatori, conosco bene l'allenatore, perché tra l'altro abbiamo giocato anche insieme a Cagli, e conoscitore di calcio. No, la squadra, loro sono al di sopra. L'Urbania è una squadra che probabilmente ha avuto un po' di difficoltà all'inizio, e prendendo quel gap all'inizio poi non ha avuto più la forza di recuperarlo, però è sempre una squadra che è un gradino sotto al Montecchio, ma mezzo gradino sopra le altre. Poi le altre sono tutte squadre che secondo me si possono equivalere, quindi anche il discorso dei playoff è molto aperto. Mi pare si stiano facendo onore sia il Sant'Orso che il Mondolfo Marotta, che magari ultimamente magari ha avuto qualche battuta vuota. No, è chiaro che Sant'Orso sta facendo un ottimo campionato, una neopromossa, e anche lì conosco bene la rosa, i giocatori, la società, e stanno facendo molto bene, una squadra molto quadrata, squadra di categoria, classica squadra di promozione che sa quello che deve fare in campo e sa quello che deve ottenere. Chiaro che anche lì i giocatori poi fanno la differenza, perché loro hanno un giocatore davanti che è Messina, che secondo me è l'attaccante più determinante della categoria, proprio di tutte le squadre, è quello che determina di più il risultato quando gioca all'interno di una squadra, quello è importante. Invece il Mondolfo Marotta? Mondolfo Marotta è una squadra che è partita molto bene, e anche loro li abbiamo incontrati due domeniche fa, una squadra quadrata davanti a dei giocatori molto bravi, Cordella e Bracci, e di conseguenza questo li ha portati, perché solo loro due hanno fatto 18-20 gol in due, quindi quello vuol dire tanto, è una squadra anche lì che è organizzata per non prendere gol davanti a questi ragazzi che gli garantiscono un buon bottino, e di conseguenza stanno facendo bene, molto bene. Concludiamo inquadrando quello che è il prossimo futuro. Abbiamo detto di una partita fondamentale domenica. Vagnini, se dovesse arrivare il risultato che meditate, si aprirebbe davvero un'altra prospettiva? Certamente, incontrare il Barbara in questo momento
diciamo che è una partita molto ma molto delicata, anche perché per noi si aprirebbe veramente uno scenario totalmente diverso. Abbiamo tutte le possibilità per far bene, la squadra che ieri sera lavora con tanta, cioè, sono lì sempre sul pezzo, manca pochissima gente, segue tanto il mister, c'è questa consapevolezza che magari precedentemente non avevamo. Certo, battere il Barbara è tutta un'altra cosa. È un avversario alla vostra portata, Crispi? È una partita difficile. Partita difficile secondo me perché non vorrei che il gruppo senta un po' la pressione di questo risultato quasi obbligatorio. E cerco, in settimana cercheremo di non far pesare dal punto di vista psicologico la partita, di prepararla bene. Io sono convinto che se giochiamo con l'intensità che abbiamo durante la settimana, la concentrazione, è una partita con la quale si può fare risultato. Grazie ad Antonio Crispi, allenatore del San Costanzo. Grazie a Claudio Bagnini, direttore sportivo del San Costanzo. Noi ci rivediamo tra qualche attimo. Nella mission di Sportissimo ha anche l'intenzione di spalancare una finestra su realtà meno note dello sport fanese. Non che nella scherma Fano non si stia distinguendo, ma probabilmente c'è bisogno di conoscere meglio questa realtà della Fanum Fortune Scherma, rappresentata questa sera da Evelina Langella, buonasera, responsabile tecnico della società, e da Sara Tonelli, che invece della Fanum Fortune Scherma è un atleta e vedremo anche di primissimo piano. Con Evelina Langella ripercorriamo un po' la storia di questa scherma Fano. Tutto è nato, mi pare, una quindicina d'anni fa. Sì, circa una quindicina d'anni fa, nel 2007, e abbiamo avuto questa spinta proposta dai genitori delle maestre Pia Venerini, perché lì facevamo un progetto di scherma, e da lì è nata la scherma a Fano, in aiuto dalle suore, e poi piano piano ci siamo spostate nelle impiantistiche sportive fanesi. Dal primo anno che avevamo solo 5 atleti siamo ad arrivati ad oggi a contare una ottantina di atleti, dall'under 12 fino agli assoluti. Un grandissimo impulso è però arrivato dalla tua famiglia. Sì, è arrivato dalla mia famiglia, e io in appoggio con mio babbo e mia mamma, che sono i dirigenti della società, e l'aiuto anche straordinario delle mie sorelle, nonché una è istruttrice anche lei, perché entrambe facevamo scherma. E abbiamo cercato di portare questo sport anche qui a Fano, e abbiamo scoperto così che anche a Fano già c'era, al Convitto, dove c'era il Volta all'Olivetti, c'era una sala scherma una volta. Quanto è importante, ma quanto può essere difficile lavorare all'interno del nucleo familiare con il quale poi ci si ritrova anche fuori dalla scherma? È importante perché ti sostengono e ti portano avanti anche nel momento in cui vorresti mollare tutto. E ho avuto dei momenti di crisi a dire basta, chiudo, e soprattutto non quanto a lavorare con i ragazzi, con gli atleti, con i bambini, ma a volte scontrarsi con le amministrazioni, con la burocrazia, è una cosa molto dura, perché lo sport viaggia in un modo e purtroppo l'amministrazione viaggia in un altro, la burocrazia viaggia in un altro. L'entusiasmo però non vi è mai mancato, ricordo l'evento che avete organizzato in occasione del decennale anche con figure di primissimo calibro come Valentina Vezzali, anche in quella circostanza, soprattutto in quella circostanza, avete dato dimostrazione di voler arrivare lontano, tra virgolette. Sì, è stata una bella esperienza, è stato bello festeggiare questi 10 anni. Abbiamo avuto come ospite d'onore Valentina Vezzali, Paolo Apizzo, che lui addirittura era atterrato 12 ore prima dai mondiali che si erano tenuti a Pechino, ed è venuto con tutta la sua famiglia, con la sua felicità di venire alla nostra manifestazione. Come si svolge il reclutamento per la scherma? Allora, fino a qualche anno fa, prima della pandemia, andavamo a scuola, ci presentavamo nelle scuole e presentavamo il nostro progetto Scherma Scuola. E in primo piano c'ero io insieme ad altri istruttori, e adesso diciamo che abbiamo un po' allentato questo, perché è difficile ancora, anche se siamo post pandemia, entrare a scuola,
e con passaparola soprattutto, anche se facciamo pubblicità volantinaggio con il passaparola, oppure con le manifestazioni che ci mette a disposizione il comune, come Fano Città dei Bambini o altre manifestazioni che fanno i vari quartieri di Fano e i comuni limitrofi a Fano. Abbiamo visto delle immagini qui, alcuni atleti con Valentina Vezzali che vi vedono protagoniste di alcune incursioni in campo aperto. Io credo che soprattutto durante la pandemia vi siate dovuti abituare a svolgere la vostra attività outdoor. Sì, noi la facciamo spesso in realtà, sia nei mesi caldi, sia fine che inizio. E poi quando ci chiedono andiamo all'aperto. È stata dura, ce l'abbiamo fatta, e una cosa che abbiamo notato in questa pandemia, dove eravamo molto in dubbio ad avere nuovi iscritti, è che i bambini che si sono avvicinati alla scherma erano bambini che realmente volevano fare la nostra disciplina sportiva e si sono fermati tutti, tant'è che ad oggi ce ne siamo ancora e siamo la terza società nelle Marche ogni anno post pandemia ad aumentare il numero dei tesserati. Ad una bambina e ad un bambino che si avvicinano alla scherma, cosa insegnate in primo luogo? Allora, in primo luogo insegniamo il rispetto all'avversario e che con la spada si può giocare. All'inizio hanno un'attrezzatura di plastica dove loro possono sperimentare e non aver paura a far male, a farsi male. Hanno tutte le loro protezioni e sotto forma di gioco gli trasformiamo, li facciamo poi piano piano ad arrivare. Quando si comincia a fare un po' più sul serio? Oddio, loro incominciano quasi subito. Noi abbiamo anche bambini adesso di 5-6 anni che quando tirano giù la maschera fanno sul serio, non è un gioco per loro. Per i bambini il gioco non è mai serio, cioè non è la scherma, il gioco non è una cosa così, ma è serio. Quindi si mettono lì e giocano. E iniziamo a livello agonistico intorno ai 10 anni, perché la federazione permette dai 10 anni di essere agonisti. Sara, tu a che età ti sei avvicinata alla scherma? È in prima media, circa 11 anni mi sembra, quindi ho iniziato relativamente tardi, però da subito ho iniziato a fare le gare anche senza fioretto di plastica e mi sono subito trovata bene, quindi non ho mai avuto un momento in cui ho detto smetto, perlomeno non così tanto pesante. Quindi... Cosa ti ha spinto a scegliere la scherma? In rapporto anche ma in realtà sport. È molto casuale, perché io avevo fatto diversi sport prima, però poi mi sono avvicinata diciamo a una festa al Palio delle Contrade, quindi molto così casualmente. Ho visto lo stand e non ho avuto l'occasione di provare in quella circostanza, l'ho provato il giorno dopo e mi sono subito trovata bene anche con le persone, quindi ho continuato. Cosa ti piace di più di questo sport? Qual è l'elemento caratterizzante che ti affascina di più? Il fatto che una gara non va mai come un'altra e tu puoi saper tirare bene, però in base alla persona che hai davanti ti può andare tutto bene, tutto male, devi sapere adattarti molto, questo poi ti aiuta anche nelle circostanze della vita normale ad adattarti alle situazioni. Gonfiamo un po' il petto, facciamo mostra di tutti i risultati che state collezionando, soprattutto nell'ultimo periodo. Allora, l'ultimo che è arrivato è stato 2 settimane fa a Lignano Sabbiadoro in occasione di una gara internazionale Under 17 Under 20, era presente anche Sara e lei per poco ha fatto una bella gara, per poco non è entrata in finale a 8. E l'altra compagna in Under 20, anche se lei è una categoria inferiore, Asia Volpi, è arrivata seconda facendo un'ottima prestazione dall'inizio alla fine. E in finale è mancato quelle 2 stoccate che gli servivano poi per poter salire sul gradino più alto. Asia Volpi, che salutiamo perché avrebbe dovuto essere nostra ospite, sì, purtroppo per ragioni di salute non è qui noi. Con noi. E poi abbiamo anche altre partecipazioni, abbiamo fatto adesso domenica, sabato questo, il campionato di Serie C2, dove le ragazze qui capitanate da Sara hanno dato il meglio di loro e per 2 posizioni non siamo riuscite ad ottenere la promozione alla serie successiva. Ci riproveremo il prossimo anno. A livello internazionale abbiamo sempre Sara, che a metà gennaio ha avuto la convocazione per andare a partecipare al circuito europeo Under 23 in Germania, a Rüttling. E anche lì ha dato il meglio di sé. E purtroppo si è scontrata con un'olimpionica della nazionale tedesca che non gli ha permesso l'accesso alla finale 16 e comunque anche ha fatto buona figura, anche lo staff della nazionale ha detto che ha molta strada davanti e molto successo da fare. Quindi... Sara, tu sei soddisfatta dei risultati che stai centrando e quali obiettivi ti poni a breve e medio termine?
Allora, soddisfazione sì, perché comunque anche il fatto di essere andata fuori è un grande stimolo. Per gli obiettivi a breve termine ci sarà la gara questo fine settimana, per gli obiettivi a lungo termine sicuramente cercare di, anche a livello di prestazione, non tanto di risultati, di avanzare comunque, e poi mano a mano ottenere anche diversi risultati che ti porteranno poi nel circuito nazionale e così. Entriamo nel dettaglio tecnico, spada, fioretto, sciabola, questi giovani con quali strumenti si destreggiano? Allora, noi a Fano, tra virgolette, siamo la pecora nera delle Marche, perché io ero spadista e sciabolatrice e sto portando avanti queste due discipline. Non che disdegniamo il fioretto, ma la maggior parte pecora delle Marche fanno fioretto. Pecora nera per modo di dire, comunque, pecora sì, nera. Sì. E quindi da noi imparano spada e sciabola, soprattutto spada e anche la sciabola, e si mettono in armi, e si divertono e hanno la difficoltà della spada che è tutto il bersaglio, tutto il corpo è bersaglio, e quindi diciamo che è più complicato anche riuscirsi a difendere, però ai ragazzini gli piace, e il colpo doppio vale per entrambi gli avversari, per entrambi i tiratori, quindi alla fine stimola anche fare spada e vediamo che c'è un enorme successo anche su quest'arma. La sciabola è più, come posso dire, bella, spettacolare, film, perché è un attimo, dalla voce dell'arbitro la stoccata è già uscita ed è molto veloce, è comprendere molto difficile, questo lo posso notare anche quando ero sciabolatrice io, magari in pedana per me era una cosa e l'arbitro ha visto altro, ma ci sta. Succede. Preferenze invece da parte tua? No, io spada, ho sempre fatto spada, quindi non ho mai avuto dubbio. Ho provato a fare sciabola, però ho un altro modo di tirare io, quindi sono rimasta da dove ho iniziato. Come schermidrice come ti descriveresti? Quali sono le tue caratteristiche? Allora, impulsiva, cosa che però certe volte dovrebbe essere un po' modificata, riflessiva e... Le impulsive e riflessiva non vanno molto d'accordo. No, infatti, dipende dai momenti. Sì, esatto, molto. E determinata, quello sì. E testarda, che è una cosa che aiuta molto spesso. Facciamo finta che Sara non ci senta, ma ecco, tra i tuoi allievi c'è qualcuno che può fare veramente strada? Allora, sì, sono quasi tutti, cioè, tutti partono da qui, da questo bacino. Chi si sta mettendo molto in evidenza sono Sara, Asia, che purtroppo oggi non c'era, e dei ragazzi della loro età c'è Emanuele Candalia, che fra due settimane sarà a Salso Maggiore insieme a lei e a Sara, che hanno ad Asia, che hanno avuto la qualificazione a Salso Maggiore, Edoardo Maggi anche, e Stefano Leonelli, e dei piccolini under 14 si stanno mettendo in rilevanza Renzi Giovanni, categoria allievi, e di Tommaso Virginia, che sono tra i primi 16 posti a livello nazionale e se la vedranno al campionato italiano di Riccione, sperando di ottenere gli stessi risultati buoni, entrare in finale 8, anche se gli auspico di magari arrivare al podio come conclusione della loro categoria under 14. E tutto questo nonostante a livello impiantistico non è che possiate in qualche modo essere così soddisfatti. Svolgete la vostra attività nella palestra della scuola media Gandiglio, che tra l'altro è oggetto di lavori in questo periodo. Sì, è oggetto di lavori da maggio scorso e siamo nella palestra più piccola e riusciamo a lavorare su tre podane trovando spazio, inventandocelo. E l'unica cosa è che ormai loro sono abituati, da quando purtroppo è aperta la società, essendo una palestra scolastica, dobbiamo smontare e montare ogni volta. Quindi abbiamo l'attrezzatura da montare col primo gruppo e smontare col secondo gruppo per permettere l'attività alla scuola il giorno dopo. E però un disagio non avanti, da poco. Sì, anche perché l'attrezzatura un po' si rompe, poi essendo cavi elettrici, comunque un po' di danni, diciamo, li abbiamo di questi montaggi o smontaggi, però la passione, la grinta e la volontà non mancano. Io dico sempre che finché esistono i ragazzi che arrivano e la loro passione, esiste anche la scherma Fano. Tra l'altro vi si sta aprendo una prospettiva ora da concretizzare più avanti, quella dell'impianto che verrà in qualche modo realizzato allo Zengarini, un tunnel indoor per l'atletica ma anche per la scherma e per il tiro con l'arco. Credo che ci contiate su questo progetto. Sì, ci contiamo, abbiamo avuto un contatto solo con l'ingegnere che chiedeva gli spazi
e dopo speriamo che riusciamo ad avere un luogo fisso. Noi chiediamo solo quello, di poter avere un luogo fisso dove farci conoscere, dove poterci allenare tranquillamente, mettere giù la nostra attrezzatura in modo che anche i ragazzi possano allenarsi, diciamo, tranquillamente, senza avere ogni anno il dubbio di se possiamo rimanere in quella struttura o meno. L'impegno immagino è grande, c'è anche un impegno finanziario per quanto circoscritto, ma che comunque bisogna fronteggiare. Come ve la cavate? Come ce la caviamo? Ce la caviamo grazie anche alle quote dei ragazzi. Tutti i nostri atleti al momento pagano la loro quota, che ci permette di poter fronteggiare in qualche modo le spese di trasferta che abbiamo o di materiale che andiamo a acquistare ogni anno, per far sì che i ragazzi possano avere sempre l'attrezzatura idonea e ad hoc per tutti gli allenamenti possibili e immaginabili. La scherma in Italia è una tradizione leggendaria, ma anche nelle Marche c'è una scuola, quella di Iesi, che è conosciuta in tutto il mondo. Questo funge da traino in qualche maniera? In qualche maniera sì, perché molti pensano a tutt'oggi che esiste solo la scherma solo a Iesi. E poi quando ci contattano fanno: ma voi? Ho fatto sì, ci siamo, fanno, è vero, siamo la più giovane in realtà, 15 anni nelle Marche, ma ho fatto Pesaro, era lì vicino, io sono nata a Pesaro, cioè nella scuola di Pesaro, e quindi è un grande traino, sono un grande traino tutte le manifestazioni mediatiche, mondiali, olimpiadi, quindi... E cerchiamo di non vivere ogni 4 anni al passo delle Olimpiadi, in realtà. Cerchiamo di vivere ogni anno con nuove prospettive. Sara, tu segui le gesta dei grandi schermitori e delle sì. grandi schermitrici italiane negli appuntamenti più importanti. Mm-hmm. Hai un punto di riferimento, un modello? Ma non in particolare, però se ti dovessi dire qualcuno, Rossella Fiammingo, sicuro, perché è sempre lì, sempre determinata, ogni assalto, quindi come punto di riferimento lei indicativamente, però anche la gara che ho fatto in Germania mi ha servito molto, perché ho visto ragazze più giovani di lei, ma più grandi di me, che possono essere sempre dei punti di riferimento, e anche le piccole cose cercavo di coglierle per portarle poi quando devo tirare io. Quindi è stato molto utile anche sotto quel punto di vista. Riesce a conciliare efficacemente l'impegno con la scherma, con l'impegno scolastico? Sì, è difficile, però sì, spesso mi ritrovo a fare per esempio i compiti, a studiare dopo cena, però non riesco a non andare agli allenamenti, quindi piuttosto mi organizzo diversamente. È difficile, però se lo vuoi fare un modo lo trovi, quindi... Abbiamo detto di Asia Volpi per i suoi risultati, ma si è distinta negli anni anche per qualcos'altro, quel gesto di fair play che è stato premiato dal Panatro Club di Fano e che le sta valendo un riconoscimento anche in ambito internazionale. Quanto è importante il fair play nella scherma? Mentre vediamo l'immagine della premiazione di Asia Volpi. È molto importante nella scherma il fair play, anche perché ti insegna soprattutto il rispetto per l'avversario e per l'arbitro. E una volta, prima dell'elettronica, era l'atleta in qualche modo che accusava il colpo, cioè quello che aveva ricevuto, ed è rimasto. E quasi tutti i miei ragazzi sono bravi nel senso di accusare il colpo, oppure dicono: ok, ho sbagliato perché ho toccato fuori e non è punto, non ho messo io la stoccata. E Asia è stata brava in questo. Ricordiamo che ha riconosciuto un errore dell'arbitro, in pratica rinunciando alla vittoria. Sì. In una competizione anche importante. Ha riconosciuto l'errore dell'arbitro, tant'è che ha rinunciato alla vittoria, abbiamo ricominciato. Tant'è che qualcuno dei nostri l'ha messa in parallelo a quello che ha fatto l'atleta italiana adesso agli europei Under 17, che ha rigiocato l'ultimo minuto di assalto perché l'arbitro aveva addirittura sbagliato, assegnato 2 stoccate a lei in favore e ha perso la finale Under 17. Quindi è molto importante, la base di tutto. Se concludiamo non c'è rispetto... questo spazio facendoci un augurio. Evelina Angella, cosa si aspetta dal futuro? Cosa mi aspetto dal futuro? Mi aspetto che la scherma Fano cresca, che vada avanti, che riusciamo ad avere una casa nostra e che tutti i miei atleti, sia quelli di adesso che quelli nuovi che arriveranno, potranno avere tutti i successi e i risultati che aspirano. E tu invece, Sara, cosa ti auguri? Di ricevere delle soddisfazioni, perché dopo tanto lavoro speri di riuscire a ritrovare dei riscontri, quindi, e di continuare ad avere la mia passione, perché pensare di non avere più questo stimolo mi preoccupa, quindi spero che duri il più possibile. Grazie a Sara Tonelli, atleta della Fanum Fortuna e Scherma, grazie ad Evelina Langella che è un po' l'anima di questa società, grazie a voi per averci seguito anche questa sera, come sempre contiamo che lo facciate anche la settimana prossima.